oggi la nostra comunità si allarga, genera un bambino che non conosciamo il nome. Che nome date a questo bambino? Fabio. Fabio. Per Fabio, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Il battesimo. Battesimo. Fabio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I figli sono come gli aquiloni. Insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita, rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Fa nascevi tu ed io senza parole, le lacrime di gioia, gli occhi pieni di stupore, la voglia di abbracciarti dopo quella lunga attesa, e poi il tuo arrivo a casa e la tua festa a sorpresa. Le notti insonni col tuo pianto puntuale, l'inesperienza e la paura di sbagliare, poi quel legame che mai si potrà spiegare, è riduttivo definirlo solamente amore. Oggi è un anno di te, buon compleanno amore mio. Oggi è un anno di te, di noi. Un anno di te, un anno di noi. Ma come descrivere quello che sei? Un anno d'amore, di foto scattate tra tutte le cose che sono. Sì, e le tue prime parole, la tua curiosità, la voglia di scoprire, la prima volta di ogni piccolo dettaglio, il primo mese, il tuo primo compleanno. Fra i tuoi regali troverai questa canzone, perché sei eterna come questo grande amore. Conserva sempre la semplicità di amare, come con te mamma e papà hanno saputo fare. Un cuore aperto ad abbracciare il prossimo. Un cuore soprattutto capace di aprirsi ai piccoli, ai deboli, ai fragili, ai bisognosi, ai poveri. È quello che noi dobbiamo chiedere al Signore, questo cuore che riesce ad abbracciare gli altri. È quello che noi vogliamo oggi
regalare a Fabio. Se lui non nutre l'amore, non dare l'amore. Ecco perché l'impegno nostro dei genitori per Fabio, affinché anche per noi possa essere soggetto per amore e di grazia per gli altri. E così sia, auguri. Buon compleanno, amore mio.